Zombie apocalypse. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vi porto il recap del Last Chance Qualifier, ovvero l'ultima weekend league di qualifica del mese di maggio, valida appunto per ottenere uno spot per i playoff di Amsterdam. Vi dico già che è andata bene, però probabilmente, come avete già visto, per un soffio non riuscirò a rientrare nei qualificati. Innanzitutto vi dico anche di andarvi a vedere sui miei social un annuncio importante che ho fatto. Infatti sono entrato nel Team Makers, sicuramente uno dei team più importanti in Italia per quanto riguarda il mondo esports, specie per quanto riguarda FIFA, visto che uno dei miei compagni è Daniele Paolucci, il principe, il campione europeo di FIFA 17. Quindi è iniziata questa nuova avventura per me che spero di poter onorare al massimo. Intanto vedete che ho fatto 39-1 classificandomi 29esimo al mondo, però purtroppo solamente i primi 23 riuscivano ad ottenere uno spot, e considerando che nei primi 23 ci sono due qualificati già, in teoria siamo arrivati 27esimi. Ma intanto vi voglio far scorrere le immagini di quella che è stata una delle partite più combattute, tra l'altro giocata contro un, tra virgolette, un mio fan, una persona che mi conosceva e che si era dimenticato che era la settimana valida per la qualifica, e veramente ha messo tutto se stesso in questa partita, come giusto che fosse. E andiamo a vedere com'è andata. Nel frattempo io comunque vi continuerò a parlare di quello che è stato questo fine settimana davvero molto duro a livello di partite e anche di alcune cose che, diciamo, non sono andate proprio bene a livello di sportività dei nostri avversari che tentavano di qualificarsi. Infatti, se avete Xbox, ma immagino sia accaduto anche su Play, potete andare a vedere nei replay del Foot Champions Channel che ci sono state, diciamo, delle irregolarità da parte di alcuni player. Infatti, nonostante fosse una settimana molto dura, ci sono stati, se non erro, circa 17 o 19 40-0, che è un numero davvero davvero alto. Ma questo è stato anche possibile grazie ad una serie di escamotage che alcuni hanno trovato. Infatti ci sono stati player che hanno ottenuto free win da amici, player che sono riusciti a giocare con lo stesso avversario più volte. Quindi diciamo che non è stato proprio un weekend league pulitissimo dal punto di vista della sportività. Magari la EA potrebbe sicuramente fare qualcosa in questi giorni, lo scopriremo, magari sarò il primo ad annunciarvi eventuali squalifiche, sperando sempre che siano almeno 4, in modo tale da potermi permettere di andare ad Amsterdam a giocarmi le mie possibilità, ma altrimenti farò il tifo da casa per gli italiani che già hanno ottenuto la qualificazione. Infatti abbiamo i nostri rappresentanti, che sono Diego Campagnani, Crazy Fat Gamer, il vincitore del campionato italiano PS4 organizzato dalla Gazzetta qui al Napoli Comic Con. Poi tramite Last Chance Qualifier hanno riuscito ad ottenere uno spot sia Fabio Denuzzo che Gabriellao, mio vecchio compagno di team all'Empoli, e c'è anche un'ultima possibilità per Principe, che settimana prossima si andrà a giocare le qualifiche e il mondiale per club. Infatti lì, per il vincitore, oltre ovviamente ad un premio in denaro, c'è anche lo spot per i playoff di Amsterdam. Quindi non ci resta che incrociare le dita sia per quanto riguarda me ed eventuali ban, sia per quanto riguarda la qualifica di Daniele, e sperare che a questo evento ci sia una grande rappresentanza di italiani, perché abbiamo lavorato davvero duro e meritiamo di poter andare a competere a livelli alti e far tornare l'Italia alla ribalta.
perché anche in Italia abbiamo tanti buoni player, sicuramente non siamo inferiori ad altri paesi come Inghilterra, Francia, Germania, che invece sono cospicuamente rappresentati in ogni evento. Nulla ragazzi, intanto la partita avete visto, è finita 5-4, però è stata davvero una partita tosta, sono andato sotto, poi sono andato in vantaggio 5-2, poi mi stavo facendo recuperare, quindi è stata un'altalena di emozioni, se non erro che è avvenuta intorno al mio 34-1, perché purtroppo io ho perso la mia 30ª partita contro un pro olandese, Dirty Red Lab, il quale ha fatto anche lui un ottimo risultato, ha fatto 36 e anche lui ha lottato quasi fino alla fine per la qualifica. E ho perso 3-2, diciamo che mi ha un po' tappato le ali, perché con un 40-0 mi sarei qualificato sicuro, ma comunque sono soddisfatto per il gioco che ho fatto. Nulla, quindi io vi saluto, vi invito a passare nelle mie pagine social che trovate giù in descrizione, dove vi informo su tutto ciò che accade, e vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ragazzi!